ZTE a IFA 2016 presenta Axon 7 Mini, uno smartphone molto interessante perché coniuga caratteristiche molto buone con un prezzo davvero accattivante. 299 euro per portarsi a casa un 5.2 pollici AMOLED Full HD con scocca completamente in metallo, sensore di impronte digitali posteriore, una fotocamera posteriore che è leggermente sporgente ma comunque molto molto performante perché è una 16 megapixel, una fotocamera anteriore da 8 megapixel e uno Snapdragon 617 octa-core da 1.5 GHz come clock massimo di 4 degli 8 core. Parliamo poi di uno smartphone che ha due speaker frontali e proprio la parte audio è quella che è stata maggiormente enfatizzata durante la presentazione. È infatti un prodotto che ha al suo interno un chip HG che permette di avere una qualità audio in alta definizione. È l'unico dei, diciamo, tra virgolette top gamma, in realtà questo non è un top gamma, però è stato paragonato con S7, HTC 10 e P9, è l'unico ad avere questa caratteristica hardware, cioè il chip fisico per la codifica in alta risoluzione dell'audio. Abbiamo poi una batteria da 2705 mAh, non so come mai ci sono 5 mAh in più rispetto al numero tondo, si vede che hanno ottimizzato al massimo la dimensione dello spazio. Questa è la parte fotografica, anche sulle foto hanno calcato la mano dicendo che appunto fa ottime foto, lo scopriremo solo vivendo, nel senso che comunque bisognerà provarlo in condizioni chiaramente non così al volo come stiamo facendo adesso noi. Come avete visto, in alcune applicazioni la barra in basso può essere nascosta o si nasconde automaticamente, basta fare uno swipe per portarla in alto. All'interno delle impostazioni abbiamo chiaramente Marshmallow in versione 6.0.1, la personalizzazione si chiama Mi Favor 4.0 UI e come vedete i quick settings sono personalizzati, ma abbiamo anche una doppia anima per quanto riguarda le impostazioni. Abbiamo infatti una sorta di quadretto per tutte le impostazioni generali, quindi wifi, bluetooth e quant'altro, e poi abbiamo tutti i settaggi in maniera classica con la divisione più o meno di Android, semplicemente un look diverso per le icone. È interessante notare come ci siano un po' di voci molto più personalizzate da un punto di vista software, con gesture, abbiamo i tasti di navigazione personalizzabili, abbiamo anche, dovrebbero esserci, temi personalizzabili, ci sono tutte le informazioni e le opzioni per gestire il lettore di impronte, e all'interno del menu non ci sono, o meglio all'interno della home non c'è il menu applicazioni, ma le applicazioni sono tutte all'interno del drawer, quindi della home, non del drawer, e se non sbaglio ci dovrebbe essere il negozio di temi, che in realtà ora non vedo più, però mi sembrava di averlo intravisto da qualche parte. Comunque sia, all'interno poi della home è possibile andare a modificare un po' di aspetti del launcher, come gli sfondi, le icone, ecco, forse era quello che ho visto, era le icone appunto, non un pacchetto temi vero e proprio, e le transizioni. Un prodotto che al momento purtroppo non è online, quindi non vi posso lanciare una sessione web, però appunto, come detto, arriverà a settembre, il 7 settembre, in alcuni mercati, purtroppo non in Italia. In Italia arriverà successivamente, spero comunque entro la fine del mese, 299 euro anche per il mercato italiano, quindi davvero un prodotto che è assolutamente a suo agio in questa fascia di prezzo, considerando l'hardware e con alcuni pregi come appunto il chip audio dedicato, che lo rende un prodotto sicuramente più originale rispetto a altri, con una ricercatezza maggiore grazie proprio anche alle casse stereo. Un saluto a tutti dai lettori di Nicolò, ai lettori di HD Blog. Ciao!